Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci occuperemo di un altro filosofo, uno dei più famosi. Infatti parleremo di Aristotele e del suo piano educativo. Aristotele, come il suo maestro Platone, pone al centro dell'attenzione della polis del tempo il tema dell'educazione, anche se la polis, come abbiamo già visto, ci troviamo intorno al IV secolo a.C., sta vivendo un vero e proprio periodo di decadenza. Comunque questo tema è molto caro, come diceva ad Aristotele, tanto quanto lo era per Platone. Però, a differenza di Platone, che aveva descritto nel suo stato ideale un curriculum ideale formativo, Aristotele cerca di essere molto più pratico e quindi butta giù un piano educativo che si realizzi nella pratica, che si possa concretizzare nel reale. Per Aristotele, il compito fondamentale dell'educazione è quello di condurre all'esercizio della virtù, e per fare questo, la cosa fondamentale è agire secondo ragione. Secondo Aristotele, esistono due tipi di virtù, quelle dianoetiche e quelle etiche. Quelle dianoetiche che sono quelle intellettivo-razionali e quindi che riguardano le scienze, l'arte, la saggezza, l'intelligenza, la sapienza, in pratica tutte quelle discipline che racchiudono in sé, che consistono nell'esercizio della ragione. Poi ci sono quelle etiche o morali che invece presiedono proprio l'atto pratico, cioè il nostro agire in mezzo alla società e in mezzo agli altri, e quindi devono consistere nel dominio della ragione sui sensi. In pratica la ragione deve essere il mezzo attraverso il quale possiamo dominare i nostri sensi. Aristotele pone il focus della sua attenzione sul raggiungimento delle virtù etiche, in quanto sono quelle che ci permettono di coesistere con gli altri, di vivere in una vita associata, di relazionarci appunto con gli altri. E proprio perché l'uomo è un animale politico, non può fare a meno di relazionarsi con gli altri. E raggiungere queste virtù diventa possibile, secondo l'autore, soltanto se si assumono degli atteggiamenti, delle abitudini comportamentali che ci permettono di mediare tra gli estremi opposti. Ad esempio, tra la viltà e la temerarietà vi è la virtù del coraggio, che è proprio la mediazione ideale tra questi estremi opposti. E nell'opera La politica, Aristotele sottolinea proprio quanto sia importante e fondamentale il ruolo dell'educazione, perché è proprio grazie all'educazione che si può trovare una sorta di mediazione, una medietà, come viene appunto da lui chiamata, tra questi due estremi opposti. Anche per Aristotele lo Stato ha un ruolo principale nell'educazione e nella formazione di tutti i ragazzi, però, a differenza degli altri filosofi, bisogna analizzare il tipo di costituzione che vi è presente in quel momento. E quindi bisogna avere tanti stili educativi che si possono adattare ai diversi sistemi statali esistenti e quindi anche ai diversi governi. Quindi, nel momento in cui, ad esempio, cambia la costituzione e quindi cambia anche la forma di governo, deve necessariamente anche cambiare lo stile educativo che si deve adattare alla nuova forma di governo. Secondo Aristotele, il percorso formativo comincia subito, cioè già dalla nascita ai 5 anni, quelle che possono essere denominate le due prime fasi dell'infanzia, diventa fondamentale l'educazione familiare basata sul gioco. Nell'opera La politica si evince proprio che in questa prima fase, in questi primi 5 anni di vita, non è importante solo il nucleo familiare e l'educazione che ovviamente i bambini ricevono dalla propria famiglia, ma proprio tutto l'ambiente sociale, il contesto sociale che vivono quotidianamente questi bambini. E proprio per tutelare i bambini è fondamentale nominare una figura di sovrintendente, che è un magistrato che si occupa proprio di controllare che i bambini abbiano delle relazioni sane intorno a se stessi. Questa figura per i bambini diventa fondamentale anche nella scelta di quelli che devono essere i discorsi che vanno fatti ai bambini e dei racconti che vanno fatti ai bambini, ma anche delle persone che ruotano intorno ai bambini stessi. Quindi è veramente importante che il sovrintendente, sì, lasci il bambino libero di giocare, di esprimersi, eccetera, perché questa è una fase ludica e dove il gioco, come ho già detto prima, fa da padrone. Ma deve essere anche importante che il sovrintendente butti un occhio a quelli che sono, per esempio, gli spettacoli della polis, che siano degni e rispettosi proprio come modello da seguire per il bambino. E quindi il bambino deve essere protetto dall'assistere, per esempio, a spettacoli poco convenienti o con costumi immorali che possano segnarlo in maniera negativa. Sempre nel trattato La politica viene analizzato poi da Aristotele il percorso che deve fare il bambino dopo i 5 anni, quando comincerà la sua istruzione di tipo pubblico. In questa fase al bambino verranno insegnate le discipline tradizionali, quali la scrittura, la musica e la ginnastica, alle quali però verrà anche unito il disegno. Un altro aspetto fondamentale che sottolinea Aristotele in tutta quest'opera è che l'educazione deve essere
essere di tipo liberale. Siccome il fine supremo dell'uomo è quello della contemplazione disinteressata, non si può pensare di insegnare queste discipline perché sono necessarie, perché è un dovere, eccetera, ma la componente deve essere una sorta di libertà che parte dal bambino, una sorta di bellezza che si ha nell'apprendere. E proprio perché il fine dell'educazione, come dicevo all'inizio del video, è quello di condurre all'esercizio della virtù, tutto ciò che allontana il nostro corpo, la nostra anima dalla virtù deve essere comunque rifiutato e allontanato dall'educazione. Un altro aspetto importante che tende a sottolineare Aristotele più volte è che si allontana dalla posizione dell'educazione spartana, un'educazione che era molto dura, troppo rigorosa da un punto di vista sia fisico che psicologico, e ciò diventa limitante nella pratica della virtù per tutti i ragazzi. L'opera educativa di Aristotele si può senz'altro dividere in due momenti, anche piuttosto diversi tra di loro e anche con posizioni abbastanza lontane. La prima delle due è quella di precettore. Lui infatti fu un vero e proprio precettore, cioè un educatore che, pagato dalle famiglie che intendevano appunto educare nel migliore dei modi i propri figli, andava a vivere per un periodo in queste famiglie e poteva appunto seguire il ragazzo in tutte le fasi. In questa sorta di educatore privato Aristotele trovò davvero un vestito perfetto per lui. Infatti educò il figlio di Filippo il Macedone, Alessandro Magno, poi tutti sappiamo le grandi gesta che compì questo grandissimo eroe. In un secondo momento, quando sveste le panni di educatore privato, quindi di precettore, Aristotele fonda il famoso liceo che diventa una vera e propria istituzione e lascia davvero una traccia molto profonda da un punto di vista culturale che giunge fino ai giorni d'oggi. In questo liceo c'era un curriculum basato sia sullo studio della filosofia che delle altre scienze, ma c'era anche tanto spazio per l'osservazione, lo studio dei casi, per la sperimentazione e la ricerca. E ciò non levava nemmeno il tempo a delle lezioni di tipo cattedratico. In pratica era un vero e proprio studio universitario piramidale, alla cui base c'erano appunto le basi del sapere, fino a giungere piano piano all'apice, e quindi allo studio massimo della filosofia. Come accennavo prima, c'era anche molto spazio per l'osservazione, per la sperimentazione, per la ricerca e per lo studio dei casi. E proprio questa metodologia che applica Aristotele era una metodologia molto interessante, perché lui sceglieva tra i suoi discepoli i migliori in ogni settore, che metteva poi a capo di questi vari studi di ricerca e di questi vari metodi osservativi. Un altro aspetto molto importante per Aristotele era quello della parte scritta. Gli scritti, infatti, i testi, venivano utilizzati poi dagli insegnanti nelle loro lezioni stile cattedratico. Bene, con queste indicazioni che ci ha lasciato Aristotele per la scuola del tempo, e quindi indicazioni molto pragmatiche che si adattavano anche ai cambiamenti del governo e alla decadenza che stava vivendo la polis al tempo, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.